Come creare degli annunci immobiliari efficaci che attirino il cliente giusto? Quello perfetto. Beh, in questo video andiamo ad approfondire l'argomento annunci immobiliari. Prima di iniziare, iscriviti al canale per rimanere aggiornato su tutti i contenuti che riguardano la compravendita immobiliare. Ciao, io sono Marco e ti guiderò nel percorso di compravendita della tua casa. Come creare degli annunci immobiliari efficaci? Beh, fino a poco tempo fa andavano ancora i giornali con gli annunci, quindi la gente leggeva ancora. Oggi, non solo per via delle tecnologie che comunque è possibile leggere lo stesso, ma con la frenesia della società odierna, nessuno legge più o legge molto di meno. Quindi per mettere ad un utente di poter leggere il tuo annuncio bisogna fare in modo di attirare la sua attenzione, e sicuramente un bel testo non attira subito l'attenzione di una persona. Quindi si parla tanto di copywriting, trovare le parole giuste, scrivere per vendere, ma tutto questo non è efficace per attirare l'attenzione. I punti fondamentali per creare un annuncio immobiliare efficace sono tre. Il primo sono le foto e i video, comunque le immagini. Come appena detto, nessuno legge più. E per colpire e per emozionare una persona, una foto di qualità fatta con ambienti disposti bene, quindi foto di qualità in ambienti ordinati, presentati bene, e video dello stesso calibro. E poi anche scegliere l'immagine principale, perché poi ogni annuncio ha l'immagine che si vede per primo e poi scorrendo si vedono le altre foto, perché è quella che emoziona e attira l'utente. Dopo che l'utente è stato attirato e quindi è interessato a vedere l'annuncio, vede le altre foto, vede i video e legge la famosa descrizione. Solo lì va a leggere, che poi legge solamente i punti principali. Si aiuta a scrivere una descrizione un po' fantasiosa ma sempre realistica, ma non è quello che aiuta a vendere. Dà un'impressione diversa dell'annuncio quando lo si legge, ma l'utente va a leggere solo i punti principali perché va di fretta, vuole subito le informazioni che gli servono. Quindi l'emozione deve essere data dalle immagini. Collegandoci al fatto che l'utente vuole tutto e subito, il secondo punto è evitare di mettere annunci senza prezzo, con trattativa riservata, informazioni in ufficio, un po' perché dà l'idea di qualcosa di molto costoso oppure che ci sia qualcosa sotto. E anche un secondo punto è che l'utente non ha voglia di stare lì, perdere ulteriore tempo a chiamare, a contattare l'agenzia, e quindi lascia perdere, va avanti. Il terzo punto, che è sempre collegato all'idea che ci vuole tutto e subito, bisogna dare un'idea chiara degli spazi e delle misure, quindi una planimetria realistica o un rendering anche degli spazi, di come potrebbero essere in caso di una casa da ristrutturare, o comunque di un rendering anche del mobilio, aiuta ad farvi immaginare da subito l'utente che se trova il suo mondo in quegli spazi e come potrebbe gestirli, beh, già l'80% del lavoro è stato fatto semplicemente con un annuncio. Poi ovviamente ci vuole tutto il resto. Prima di tutto ci vuole il prezzo di partenza, che se non c'è quello puoi fare tutte le foto che vuoi ma non ci contatta nessuno, quindi il prezzo. E poi subito dopo l'annuncio, dopo aver superato quella barriera, beh, ci vuole la giusta documentazione, un potere di negoziazione e gestire gli appuntamenti. Ma una buona fetta è fatta dagli annunci che, se rispecchiano questi tre parametri, è un buon annuncio. La cosa migliore è affidarsi ad un professionista che ti aiuti con le foto, con i video, con l'annuncio, con la trattativa, con la documentazione e con tutto il resto. Quindi se stai pensando di vendere casa, candida il tuo immobile usando i dati che trovi in descrizione o nella bio e insieme capiremo se possiamo aiutarti al 100% e se copriamo la tua zona dove appunto si trova l'immobile. Se questo video ti è stato utile, lascia un like e un commento e se non l'hai già fatto iscriviti al canale. E comunque ci vediamo al prossimo video. Ciao!